Buongiorno Napoli e auguri a tutta Italia perché oggi è un giorno importante per gli alberi italiani, è la giornata nazionale degli alberi, 21 novembre di ogni anno, secondo quello che dice l'articolo 1 della legge 10/2013 è la giornata nazionale degli alberi. Mi dispiace non essere con voi oggi, ma oggi pomeriggio sono impegnato in una conferenza all'Orto Botanico di Roma, dedicata proprio agli alberi monumentali testimoni della storia, ma sarò qui con voi attraverso questo mio piccolo contributo dedicato al tema che si tratta oggi, ovvero la collaborazione da parte dei cittadini per gli spazi verdi e per i beni pubblici. Vorrei iniziare ricordando un omaggio al creatore della festa degli alberi. La prima edizione si è svolta proprio il 21 novembre 1899. Il senatore e ministro Guido Baccelli, che grazie al suo lavoro, un lavoro fatto di politica e cultura, ha permesso che nel tempo, grazie alla giornata degli alberi, alla festa degli alberi, venissero piantati in Italia tantissimi alberi. Introduco questo mio piccolo breve intervento parlando di due esempi importanti su cui bisogna riflettere, bisognerebbe anche in qualche modo riprenderli. Il primo riguarda la città San Francisco, dove un'organizzazione nata il 7 marzo 1981, quindi tanti anni fa, che si chiamano i FUF, i Friends on Urban Forest, gli Amici della Foresta Urbana, un'associazione di volontariato dove dei volontari da diversi anni si occupano di mettere a dimora gli alberi e soprattutto di occuparsi del verde della loro città attraverso delle piccole azioni, in particolare quello che in inglese si chiama il pruning. Pruning significa la leggera potatura, quindi non su alberi di prima grandezza, quindi alberi molto alti che necessitano di strumenti particolari, ma su arbusti, siepi e piccoli alberi, ma anche spazi verdi all'interno dei propri giardini. Un altro esempio importante, un altro esempio da riprendere, parliamo di New York, un'altra città americana dove qualche anno fa, grazie al sindaco e grazie all'associazione di volontariato, è partita un'iniziativa importante che si chiama One Million Trees, 1 milione di alberi, ovvero sono riusciti, grazie al lavoro di collaborazione tra amministratori e associazioni cittadini, a piantare 1 milione di alberi. E gli alberi nelle nostre città sono fondamentali perché sono quelli che ci permetteranno di vivere grazie ai loro doni invisibili che abbiamo ogni giorno, che vi ricordo sono ombra, ossigeno, bellezza e cultura, e quindi quello che appunto dovremo pensare e dovremo anche fare attraverso anche degli investimenti economici in tutta Italia e continuare e pensare di piantare alberi. E vediamo questi tre punti su cui pongo l'accento rispetto alla giornata di oggi, degli argomenti di cui si sta parlando oggi. Il primo riguarda la formazione. La formazione vuol dire che i volontari, i cittadini volontari che si occupano del verde devono essere formati, devono sapere quello che stanno facendo, devono avere delle nozioni minime di giardinaggio, di potatura, sapere che cosa stanno facendo. A questo punto ricordo anche un altro aspetto importante, che questa collaborazione, questo senso di appartenenza alla comunità che il occuparsi degli spazi verdi produce nei cittadini, permette di coinvolgere i cittadini stessi a dare la possibilità di poterlo fare nella gestione di queste operazioni, diciamo, basilari, e questo poi permette, rafforza il senso di comunità, offrendo alle persone l'opportunità di lavorare insieme per il beneficio dell'ambiente locale. Quindi, lavorare insieme per il verde provoca e produce un senso di appartenenza alla comunità.
Dopo la formazione, l'altro aspetto importante, il secondo, è la supervisione. Supervisione vuol dire che ci deve essere una stretta collaborazione tra i cittadini, i volontari, i giardinieri. Che cos'è il giardiniere? È una persona che si occupa di curare uno spazio verde, di curare un giardino, ma in determinati casi, anzi spesso, più diciamo di quello che si pensa, è importante che ci sia un supervisore. Il supervisore è uno storico dei giardini, un paesaggista, una persona appunto che sa come diciamo impostare gli spazi verdi, che deve supervedere questo lavoro che viene fatto nella sistemazione, nel miglioramento di questi spazi verdi. Quindi collaborazione tra supervisori, tra sovrintendenza e giardinieri e volontari di cittadini. L'ultimo, questo direi importante, è la premiazione. Premiazione vuol dire che i cittadini volontari, che sì, sono volontari, prestano la loro opera gratuitamente per migliorare i beni comuni, i propri spazi verdi, devono però anche avere, essere premiati. Premiati vuol dire dare la possibilità a questi cittadini che lavorano gratuitamente di avere degli sconti, dei benefici, uno sconto per esempio sulla nettezza urbana, una green card o abbonamenti agli autobus, tutta una serie diciamo, di iniziative che nel tempo sono state fatte in diverse parti d'Italia e penso su questo bisognerà puntare successivamente. Concludo questo mio intervento facendo anche un saluto a una città che amo profondamente, Napoli, con la sua cultura e soprattutto con i suoi spazi verdi e le sue ville e l'orto botanico che sono semplicemente superlativi, dedicando alla figura di un grande personaggio, un personaggio che è stato importante per la storia verde di questa città di Napoli, Federico Dennard, venuto dal nord, venuto da Amburgo, successivamente passato attraverso la scuola della Reggia di Monza e ha portato una grande cultura e grazie al suo lavoro che oggi abbiamo la Floridiana, abbiamo il Parco di Capodimonte ma anche una parte dell'orto botanico. E concludo con le sue parole tratte da un suo epistolario in cui Dennard dice: ero dunque nel più bel paese del mondo. Gioia e meraviglia mi animavano davanti all'anfiteatro meraviglioso fatto dall'Onnipotente. Il mare azzurro, nel quale si riflette il cielo sereno, le montagne, le isole nelle lontananze profumate, il Vesuvio ai cui piedi si adagiano città e ville, la florida vegetazione e l'arte e la scienza mi invitavano a imprese originali delle mie possibilità. Imprese originali delle mie possibilità, Federico Dennard, ancora un grande augurio per tutti gli amici degli alberi e per gli alberi italiani, perché oggi è la giornata nazionale degli alberi, un saluto da parte degli alberi anche un qualunque.